Da domani a Salso Maggiore la kermesse di bellezza Miss Italia. Sentiamo allora l'inviata Marina Como. Proviamo da capo. Qualche dato statistico sulle 60 ragazze in gara a Salso Maggiore per il titolo e la corona di Miss Italia. 37 sono castane, 13 bionde, 10 hanno i capelli scuri. A lavorare sono in 20, le altre studiano e hanno occupazioni saltuarie. I nomi più frequenti: Giulia e Martina. Mirella Sessa, volto di Miss Italia Channel, le ha intervistate tutte. Che cosa l'ha colpita di più? Ma la cosa che mi ha colpita è stata la mancanza delle mamme. Beh, le mamme sono sempre state una figura presente qui a Salso Maggiore al concorso di Miss Italia, ma quest'anno tra le 60 finaliste io non ne ho vista neanche una. Non ci sono più le mamme, ma a occuparsi del loro benessere, soprattutto a tavola, c'è un medico, Sara Farnetti. Le ragazze hanno a disposizione un ricco e variopinto buffet, dove possono divertirsi a scegliere e abbinare gli alimenti in base a delle linee guida che abbiamo insieme stabilito per ciascuna. Certo, poi ci sono anche gli alimenti che vanno di moda, come per esempio la cipolla. Tutte la mangiano perché sanno che è diuretica e drenante, e allora la cipolla al buffet sparisce sempre, con non pochi problemi di convivenza tra i ragazzi. È difficile la vita di una miss? La vita della miss è abbastanza impegnativa, i ritmi sono molto serrati, ci fanno faticare, sudare, però poi si arriva all'ora di cena e come vedete qui non manca nulla, quindi per me che sono abbastanza golosa devo dire che va benissimo.